bella, ci stiamo alla tappa romana dell'International Street Food. Che cos'è l'International Street Food? È street food da tutto il mondo. È l'Avengers dei fritti, la Justice League della Sugna, il Marvel Cinematic Universe dello Zozzo. Aspetta. Ci sono banchetti, mo te li faccio pure vedere, fra tuo, da tutto il mondo, quindi puoi mangiare street food dal cubano al pugliese. E poi ci sarò io che insieme a te oggi mangerò dal cubano al pugliese. Ci sono pure le panchine per sedesse, mettete calmi. Lo sai una cosa calma? Calma il mio cosa. Cuore, il mio cuore è calmo quando metti like, commento e accendi la campanellina, grazie! Stiamo per cominciare il giro. Prima di farlo, direi che una pigna colata e mojito al banchetto cubano ci sta. Ho ballato. Abbiamo preso un mojito al kiwi e una pigna colata. Sotto sto sole con l'alcol, incorciamo. Quale vuoi assaggiare, Fra? Vai, pigna colata, giusto per... Hai scelto bene, hai scelto, bravo. Però visto che ti hanno messo tutto il cocco qua, e allora non uso la cannuccia, questa. Poi è di carta e di plastica. Questa era già meglio. Senti, ma se andiamo a assaggiare la carne, c'è il banchetto argentino che fa l'asado, l'arrosto tipico argentino. Namo. Prima che sveniamo con gli zuccheri e l'alcol, dai. Ma puoi mettere con attenzione? Ma è proprio ignorante, piace un sacco. Voglio trasferirmi in Argentina. Guarda come fa il piatto di griglia. È bellissimo. E quella è la salsa, cioè guarda il barattolone. Abbiamo preso una piccola grigliata, che mi sento proprio uno scemo, però voglio assaggiare tutto. Ci stanno facendo adesso il componimento. Sto continuando a ballare sudamericano oggi. Grazie un sacco. Grazie davvero. Ma stai a vedere che roba? Cioè questa è la grigliata mini, prendevo la grande e arrivano con la carretta, namo. Fra. Se vedi, morbida, ma morbida è proprio, è bellissimo quando fuori è cotta bene e dentro è quasi al sangue succosa, Ma perché non lo fanno più spesso sta cosa, fra? Guarda. Ma sta a vedere la salsiccia. Guarda che roba. Cioè esce proprio il succo di carne. Guarda questo. Questo tour fa varie tappe in giro, quindi se passate da vicino da voi, andate. C'è la salsiccia qua. Mettila, senti che roba. È un zucchero. È uno zucchero, sentilo. Sergio, è uno zucchero, mettilo in bocca. Che fai? Che vuoi farci in cino? Ma mangia! Lo senti che è buono? È proprio succosa. Sono proprio contento. È buonissimo. Mamma mia. Morbido. Oh, c'è sta un posto che si chiama Gustami, panini di mare e friggitoria. Abbiamo visto in Ermenù. C'hanno il panino col polpo e con la stracciatella di bufala campana. Quindi mi sa che abbiamo trovato il prossimo posto da provare. Ma no, l'intero è più bello. Eccolo qua. Guarda che bello il polpo come esce. È proprio food porn questo. La stracciata. Ma se a vedere che bomba. Mo' la assaggiamo in diretta, calcolo. Via. Sono sporco, però sono anche tanto felice. Il polpo in combo con la stracciata ha un gusto incredibile, è proprio fresco, molto delicato, ma contemporaneamente pure deciso, perché il polpo è bello grigliato, è una botta di sapore, una botta di gusto. Là accanto ho visto comunque che c'è stata la friggitoria napoletana. La stai adocchiando. Quindi mo andiamo là. Sai cosa? Forse era un po' piccolo. Cioè, mi sono abituato a tipo quelli di pescaria che sono giganti. Pensa a proprio a Bari. Un po' piccolo. Eccola, zia, ma stai a vedere che bella. Cioè, Francesco sta cercando insieme al napoletano da 2 mesi, ancora non imparo. È una poesia, è una coccola, lo stai sentendo? È una coccola. Stiamo dicendo che comunque Napoli regna sovrana anche nella capitale. Tutto il mondo, è questo che stai dicendo. Fiera internazionale di Napoli, del cibo napoletano. Ah.
ma quindi Dio esiste. Il profumo sono i capelli della donna che ami. È proprio... Namo. Fra, mi sono sporcato tutto. Però sono pulito qua adesso. Quindi tu vuoi dire che Dio esiste e si chiama Maradona? Dio esiste e si chiama... Non sapete cosa vi siete persi? Andiamo con la Montanara adesso. È così buona che c'è il vento che sta tentando di mangiarla, zio. Hai visto? Quanto è caldo! Prima ci hanno messo questa spolveratina tutta sopra di parmigiano. E poi si sente proprio il basilico. E il fatto che sia fritta così bene, ce l'hanno fritta davanti. Ci ha avuto... C'ho il pomodoro che mi sta chiamando. Allora via qua, mangiami, ti voglio così bene. Buona sì, ma mai come quella davvero napoletana. Mo che abbiamo detto stasera non ci offendono nei commenti, vieni fra, vieni. Oye, entre, vamos al stand español. Andiamo allo stand spagnolo. Però prima che andiamo ti devo raccontare una cosa. Lo stand spagnolo fa cibo spagnolo. Allora abbiamo preso la sangria piccola e la paella che è gigante. Proprio il profumo di mare. Ma non mare Civitavecchia con tutto il rispetto, mare tipo esco dalla Rambla, vado verso il bagno. Ma lo sai che io ci ho preso il tifo a Barcellona per una gara di kebab? Questa storia un giorno te la racconto. Insieme sono veramente belli, cominciamo a assaggiare prima la paella. Si sente proprio il gambero, è ottima. E mo andiamo di sangria, che sembra proprio bella fresca. Sono matto, l'animale delle feste. Guarda che roba. Complimenti. Cerchiamo di rendere il più possibile. Ma tu il gambero lo mangi con la coccia, fra? O lo butti? Mio fratello mangia tutto. Lo prende e lo mette in bocca. Io, calcola, pure io. Sono schizzinoso, sono un borghese. È che mi sento che se lo faccio su YouTube sono un matto balordo. Ma di base io faccio così. Levo le zampe, ma la coccia me la mangio, no? Mi piace. Lo sai che è proprio una bella giornata mangio qua? Ora ti presento Ale, un amico mio. Ale, tieni che cucchiaiona. A parte che è una camicia meravigliosa, ma ti piace? È una paglia normale. Che viene dalle Marche, da nonna Yolanda, non è proprio una paglia. Chi è nonna Yolanda? Non lo so, è nella lore. Content! Ho aggiunto la lore. Però è vero, non è proprio la paglia buona, è una paglia italiana. Anzi, però si fa mangiare, dai. Andiamo avanti, ho visto che c'è un signore che fa, bello che io stia parlando ancora con la paglia in bocca, ma che fa? I panini col caciocavallo. Il caciocavallo in tempura, del maestro Vincenzo D'Elia. Il caciocavallo in tempura è una, a parte una specialità del Cilento ed una sua invenzione, ma il motto è lo assaggi una volta e non lo dimentichi, quindi mo lo mettiamo alla prova. C'ha proprio stile, beh? Ehi. Ammazza! Un fritto molto leggero, è davvero tempura. E dentro c'è questa scamorza filante, forse un po' troppo sale. La prima botta è bella, ma poi c'hai un sacco di tempo in bocca. Ma che sapore! È proprio buono! Dopo uno stai basta, quindi non so come farò a finire gli altri. Però wow! Andiamo a un altro banchetto e direi che poi riusciamo a mettere un punto. Sai cosa? Un po' unto sto caciocavallo. Però è una bella esperienza. Sì, il primo te lo becchi e sei felice, poi dici ma perché me lo mangia pure altri 5? Io al mio fegato gli voglio bene. Grazie mille, buona giornata. Grazie anche a lei. Ma sapete che roba? Te le faccio vedere. Quella sopra è la bombetta, quella sotto la salsiccetta. Assaggiamo la bombetta. E te la faccio vedere pure zoomata perché merita. Il pepe e il sale dentro. Credo che sia una delle cose più buone che abbiamo mangiato oggi. È tutto dire, il grasso completamente sciolto intorno alla parte di formaggio interna. È proprio, cioè,
E l'avrei voluto una birra, una birra. Lo parlo male il barese, però lo mangio benissimo però. Dammo un morso pure alla salsiccetta, perché cioè insomma. Però dai un morso. È una poesia di proteine, calcola. Bellissimo. Ma davvero? Sono proprio felice. Poi è vero, alla fine è molto semplice come concetto. Però che buono. Allora è finito, abbiamo preso un sacco di roba. Dimmi la tua, dimmi le cose che ti sembrano, ti so sembrare più belle, quelle meno belle. In generale un 7 in totale. Prezzi un po' alti, non l'ho detto grazie durante il video, ma vabbè, ma prendiamo poche cose più là, cioè poi comunque più l'esperienza che il fatto che ci puoi andare a provarli, quindi era pure un po' inutile. Prezzi un po' alti, qualità comunque media. Non ci sono stati proprio picchi immensi, però anche cose veramente buone. Portatevi una casa perché veramente tentano di buttare. Quel mojito era un po' cattivo e per 7 euro, quello che veniva 7 euro, non mi ricordo, è no. Le bombette veramente buone. Noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video, sto per morire, bella per te. Scrivimi qua sotto qualsiasi altro consiglio mi dici per le prossime uscite, i prossimi video e bella sì!